cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, antologia laureati disoccupati, però riguarda tutto l'Occidente, cari amici, non riguarda solo l'Italia, capito? Infatti, cari amici, c'è anche un mio video intitolato Il lavoro giovanile negli USA, la musica è la stessa in tutto l'Occidente. Allora, una breve antologia, cari amici, una breve antologia. Perdonatemi. Allora, perdonatemi, cari amici. Allora, ecco qua. Pensavo che la laurea mi avrebbe aperto le porte, e invece non è vero. Poi, segretaria, insegnante, assistente di laboratorio, accetterei qualunque cosa, però, cara segretaria, insegnante, assistente di laboratorio, ma cara, sono tutti lavori intellettuali, cara, poi, il master in scienze politiche non è servito. Sono a spasso dal 2010. Il master? A chi serve il master? A quelli che prendono i soldi serve il master. Le prospettive. Quando saremo anziani non avremo neppure una pensione per vivere. Allora, cari amici, queste cose bisognerebbe dirle agli intellettuali, partendo dall'intellettuale Mario Capanna, che però si gode una bella pensione, quelli che nel 68 predicavano tutti all'università e non sapevano prevedere, cioè erano così miopi, che non sapevano prevedere che quando un popolo sarà fatto tutto di laureati, non è che ci saranno i posti per occupare tutti i laureati, perché ci vorranno sempre quelli che vanno a mungere il latte, per fare il cappuccino al bar, il latte, per fare i gelati, ci vuole il latte per fare i gelati, ma bisogna mungere le mucche prima, e anche le brioche, sono buone le brioche al bar, però ci vuole il grano poi lo si porta al mulino, il mulino trasforma il grano in farina. Poi con la farina si va al forno, e al forno si fanno le brioche, ci sono i fornai che fanno le brioche, e gli intellettuali del 68 mica prevedevano che quando la gente nei paesi fosse stata tutta laureata, e poi ci volevano sempre quelli che producevano il latte, la farina, bisognerebbe dirlo a Mario Capanna and the company, per dire ma fate mea culpa, e questi intellettuali hanno snobbato il lavoro manuale, hanno trasformato il lavoro manuale in un obbrobrio, e hanno creato un paio di generazioni di illusi, cari amici, e per cui questo vale per tutto l'Occidente, cari amici, per tutto l'Occidente. E adesso la torre del welfare, delle magnifiche sorti e progressive, si ritorce contro quelli che l'hanno costruita. Ah, quanto miopi sono stati gli intellettuali, che brutta parola, gli intellettuali che nel 1968 hanno predicato contro il lavoro manuale, considerandolo qualcosa di serie B. E hanno detto andate tutti all'università, e gli unici che ci hanno guadagnato sono i professori universitari, solo loro ci hanno guadagnato in questa faccenda, e i gestori dei master, per cui io in tanti video ho detto che una università seria in Italia e in Occidente è quella che ti garantisce che quando avrai la laurea ti trova pure il posto di lavoro, capito? Questa sarebbe un'università seria. Vabbè, cari amici, ci sono tanti miei video sulla faccenda. Io aspetto ancora che Mario Capanna and the company facciano mea culpa. Grazie, cari amici, se mi avete ascoltato, e tanti saluti da Serafino Massoni.